Noi si vota il miglior candidato possibile, ma non per il 5 Stelle, per il popolo italiano, no? Anche alla quarta votazione? Assolutamente sì, anche alla millesima votazione. Però Prodi era uno dei nomi delle culinarie. È arrivato nono. È arrivato nono con quanto noi... scarto rispetto al primo? Ce ne stanno tanti altri prima di lui, ragazzi. Il discorso... scarto, quanti voti ci sono fra il primo e l'ultimo? Il discorso è molto semplice. Rodotè è un candidato eccellente. L'elettorato del PD ieri qui fuori, arrabbiato quando bruciava le tessere, non gridava il nome di Prodi ma gridava il nome di Rodotà, e l'avete sentito tutti quanti. Però diceva che Prodi andava bene. L'elettorato ieri gridava il nome di Stefano Rodotà, ma perché noi hanno detto che Prodi andava bene. L'elettorato del PD parla, e d'accordo, gli andrà bene, loro voteranno Prodi. Ma anche parte Prodi del vostro, no? Era d'accordo in fondo. E la stragrande maggioranza del nostro vuole Rodotà e noi voteremo Rodotà fino alla fine. Ma quanti sono quelli che vogliono Rodotà? Ascoltate questa questione, che è molto importante da capire. Quello che secondo me, quello che secondo me va analizzato adesso, e vi invito, però chiaramente questo è il vostro lavoro, a chiederlo con forza ai deputati del Partito Democratico, è: perché no Rodotà? Perché noi non l'abbiamo capito. Le motivazioni che mi hanno detto qui dentro qualcuno del PD, che riporto perché ci piace, vero Maurizio, essere trasparenti, è: guarda, sarebbe il candidato perfetto, io avrei votato Rodotà, però l'avete proposto voi, ve lo giuro, è successo questo, e vi sembra una cosa normale in un paese civile. Un'altra cosa è che dicono: sai, c'è una parte che proprio non è di sinistra nel nostro partito, che proprio uno come Rodotà, che comunque è tendenzialmente forse un po' di sinistra, proprio non lo voterebbe, Partito Democratico. Però la cosa davvero per me è triste, è la prima delle motivazioni, perché innanzitutto Rodotà non è un candidato del Movimento 5 Stelle. Se leggete, sono state aperte una raccolta firme, lo promuove Michele Serra di Repubblica, che tutto è tranne che gentile o comunque sia accondiscendente con noi grillini. L'hanno proposto tanti intellettuali, la Spinelli, hanno firmato dei documenti, cioè oggettivamente, perlomeno oggettivamente, poi forse non esiste l'oggettivo, però per noi è il candidato migliore per la Repubblica in questo momento, e credo che tutti voi vi sentireste molto tutelati da Stefano Rodotà presente alla Repubblica. E anche tanti del Partito Democratico dicono la stessa cosa, e me lo dicono a me privatamente, cioè mi dicono: certo, noi lo vorremmo votare, però la parte nostra è spaccata, però l'avete proposto voi. Beh, se l'avessimo... Ma quegli elettori invece vostri che dicono votate Prodi, io ci sono? Io sinceramente te lo dico, non mento, non è nessuno mai a me ha scritto nei social o personalmente o messaggi di votare Prodi, anzi, stamattina ho ricevuto... Quei voti che sono arrivati? Magari è, che ne so, è l'1%, io questo non lo so. Sì, io questo non lo so. In onda in diretta, sì, sì. Con News 24. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io non lo so questo. Stefano Rodotà. Sì, assolutamente. Dicevamo adesso che ci devono spiegare quelli del PD perché non Rodotà. Cioè, dovrebbero uscire fuori, più che a noi dovrebbero spiegare al loro elettorato, a voi giornalisti che fate il vostro mestiere, e dirvi: noi non vogliamo Rodotà per questo e quest'altro motivo, come diceva Guzzanti un tempo. Fino a che non ce lo dicono, noi non ci capiamo niente. Io sinceramente non capisco, mi sembra una follia. Dentro i deputati del PD mi dicono: noi avremmo votato Rodotà, l'avremmo proposto noi, però purtroppo l'avete proposto voi per primo. Cioè, per me questa, ragazzi, è una follia assoluta. Ma perché non Prodi, che è comunque uscito nelle quinate? Del Quirinale, perché Stefano Rodotà è arrivato terzo nelle nostre Quirinali, non è arrivato ottavo come Prodi. E perché la nostra rete, perché noi non abbiamo una base, la base presuppone l'esistenza di un vertice, nella nostra rete ci chiede fortemente Rodotà, perché ieri l'elettorato del PD qui fuori, la signora diceva un'altra cosa, però io sinceramente dico quello che ho sentito, ascoltato qui fuori, non ho letto Prodi, ma Grillo ieri, nonostante mille distinguo, ha detto che dalla quarta votazione si potrebbe pensare di puntare su Prodi. No, noi votiamo Stefano Rodotà, assolutamente. In dissenso con Beppe Grillo? Far sapere quali sono le percentuali di scarto fra il primo e l'ultimo. Questa è un'operazione di trasparenza. Questo può essere, come tante cose si possono migliorare alcune cose, non è che i nostri sistemi... Ma quello non è una cosa difficile, loro lo sanno quanti sono. Non è che i nostri sistemi sono perfetti, d'accordo, chiedetelo a chi di dovere. Grillo, lei può garantire che siate uniti come Grillo, grillini su Rodotà, o c'è una spaccatura anche su Prodi? Ieri veramente non se n'è neanche parlato in assemblea dell'ipotesi voto differente al quarto voto, non se n'è neanche discusso, questo ve lo garantisco, guardatevi negli occhi, dico veramente la verità. E
non se ne è proprio discusso. Poi ragazzi, se nel segreto dell'urna qualcuno per paura, io temo che si possa ripresentare una questione un po' simile a quella del Senato, no? Magari da una parte presenteranno un candidato impresentabile e ne hanno l'imbarazzo della scelta, e dall'altra parte Prodi che magari è arrivato ottavo da noi. E io a questo tranello non ci casco più, perché di certa gente non mi fido più, soprattutto dopo ieri, no? Non mi fido più, perché ieri l'inciucio è stato chiaro, e non penso che la conversione sulle vie del Capranichetta notturna abbia sciolto questo patto infernale tra il berlusconismo e il Partito Democratico. Non ci credo più. Ma lei esclude che dal Movimento 5 Stelle possano partire voti in dissenso sulla linea Rodotà e concludere su Prodi? Io non ho mai visto, sinceramente, un gruppo così compatto come il nostro. Non l'ho mai visto. Per cui sono estremamente fiducioso che verrà votato fino alla fine, io non voterò Rodotà solamente se chiama la Gabbanelli e dice che si vuole candidare. Però lei ha appena detto che qualcuno potrebbe votare. No, non l'ho detto assolutamente. Nel segreto dell'urna? Questo, ragazzi, è lo spirito umano, che pensate che io ho la sfera di cristallo, non è che io ho detto secondo me. La mia posizione, io non ho mai visto un gruppo tanto compatto come quello. Però il PD ha fatto un passo avanti, voi rimanete sulla vostra linea, sempre. Ascoltiamo bene il passo avanti del PD, perché è interessante. Abbiamo presentato 20 punti in campagna elettorale e ce l'hanno presentati 8 aria fritta. Abbiamo insistito sull'apertura delle commissioni permanenti, che era fondamentale per iniziare a lavorare, perché noi vogliamo lavorare, e ci hanno risposto picche, come si dice a Roma. Abbiamo presentato un grandissimo candidato come Rodotà, poi no, ribadisco, non l'abbiamo presentato, non è un candidato del Movimento 5 Stelle, è un candidato della legalità, della custodia della Costituzione. Voi tutti cittadini vorreste Rodotà, io ne sono convinto, vedo i sorrisi di alcuni di voi. E ci hanno detto no, perché l'avete proposto voi. Questo secondo voi noi ci possiamo fidare di certa gente? Senti Sandro, ma loro hanno vinto comunque, il PD ha vinto le elezioni, no. Doveva in qualche modo comunque dettare una linea, no? D'accordo, allora se hanno vinto le elezioni detteranno la linea, e poi noi valuteremo se andare dietro o meno. Noi abbiamo la nostra linea, che non è poi nostra, ribadisco, è della legalità, dei cittadini. Stefano Rodotà è un candidato eccellente e votiamo Rodotà. Adesso, se mi scusate, ho risposto penso adeguatamente, non mi sono sottratto. L'ultima, per cui arrivederci. Centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle continuano a essere separati. Berlusconi se la ride alla grande. E adesso questa pure è divertente, cioè allora, ma responsabili di aver messo l'Italia nelle mani del Caimano? Siamo noi che ci stiamo da 3 settimane, abbiamo già richiesto l'ineleggibilità? Oppure chi scende a inciuci, cosa che è stato ampiamente dimostrato ieri, è chi scende a inciuci. Per cui questa domanda le consiglierei di rivolgerla a chi davvero da 20 anni ha messo l'Italia nelle mani di questo. Grazie. Mi scusi, è possibile che alla fine il nodo da sciogliere sia sempre una corsa fra 80 anni? Poi soprattutto persone che non usano, probabilmente usano poco la rete, non ci vivono. Beh, Rodotà no, Rodotà anche a Chiarol. Però, oddio mio, io sono assolutamente un fan della rete, ci mancherebbe altro, e credo che la rete abbia poi liberato la politica dai quattrini. Ho speso per le mie campagne 140 euro. E credo che in futuro vedremo alla democrazia rappresentativa come oggi vediamo alla monarchia assoluta. Però, ora non è che un bravo presidente lo possiamo valutare se usa Twitter o meno. Cioè, un presidente come Rodotà, eccellente, padre dei beni comuni, garante della privacy, uomo di indubbia moralità, eccellente conoscitore della Costituzione, va benissimo anche se non twitta, chi se ne frega. A prescindere di twittare o meno, comunque lui stesso ha criticato in passato la vostra esistenza in rete, quindi quello pure che tanti del PD ci hanno criticato, oggi ci vuole. Pure Beppe Grillo nel 2004 sfondava i computer, le persone cambiano idea, è anche bello. Arrivederci.